stanno aspettando. Ho riscontrato un po' di problemi con le assenze. Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, io sono Silvio, ci siamo in un nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui per fare un mega fantastico specialissimo video. Oggi ragazzi siamo qui per parlare della mia pascella. Questo ragazzi perché molti di voi in questo momento stanno affrontando gli esami di terza media oppure di maturità. Auguri a tutti, buona fortuna per i ragazzi di terza media. Posso assicurarvi che gli esami di terza media sono alquanto facili. Ma oggi non siamo qui per dare dei consigli sugli esami di terza media. Siamo qui ragazzi per farvi vedere la mia pagella. Questo perché? Allora, innanzitutto vorrei dirvi che sono promossa. Non ci credo nemmeno io. E oggi sono qui appunto per trollare il nostro carissimo e simpaticissimo Alessio. Ho visto che nelle storie voleva farmi un prank. E io cosa ho fatto? Ho pensato subito. Questa volta mi sa che Alessio se la piglia nel secchio, anche perché sono qui per chiamarlo e dirgli che sono stata bocciata a causa delle ore di assenza e a causa dei brutti voti. Da Alessietto e chiamiamolo. I'm in love with the shape of you. Wow. Non avevo silenzioso. Grazie per aver svegliato casa mia, non avevo silenzioso. Prego, tesoro, ti voglio tanto 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 bene. Non lo stesso io. Allora, ti ho chiamato perché è presente che mo sono uscite le pagelle? Sì, e io non voglio neanche saperlo, ancora deve uscire la mia, sono morto. Ecco, appunto, io mi sa che ho riscontrato qualche problema a scuola. Ma no, ma dai. Hai presente che io ho fatto tipo tantissime assenze? Ah, le 6.000 assenze, sì. Esatto. Io per questo motivo ero un attimo in ansia, cioè la pagella l'abbiamo presa l'altro ieri con mamma. E io ero un Non avete attimo. ancora. Cosa? Già immagino. No, più che altro perché io ero in ansia, no? Perché ho detto, oddio, guarda, mo mi bocciano per i voti o cose così. Però comunque l'artistica è una scuola abbastanza semplice, quindi mi sono detta, no, mica mi bocciano per quello, ho problemi così. Allora siamo andati là e niente, abbiamo parlato con i professori e ci hanno detto che effettivamente nelle materie vado abbastanza bene. Se non va bene all'artistico non so qual è la scuola dove potrei andare. E niente, Stanno però cercando. abbiamo. Eh? Stanno cercando. Ho riscontrato un po' di problemi con le assenze. Hanno Giusto. bocciato perché non è vero, non ci credo. Giusto 63. Giusto 63 assenze. 60 di assenza equivalgono tipo a non so quante Non ore. so quante ore. Fra, però io ti giuro, sono in una situazione troppo complicata perché mia madre è incavolata nera per sta cosa. Ma no. Mi fa, io te l'avevo detto. Io perché vabbè, c'ho avuto un sacco di cose, tipo, hai visto, c'è stato i firmacopie e tutto. Sì, ma vabbè, ma non è una giustificazione, Ho capito, però, cioè, io comunque con YouTube ce lavoro, cioè, quindi i professori potevano anche risparmiarmele quelle 2 o 3 ore d'assenza. però. Ah, beh, sai i professori che cazzo gli frega di YouTube, ma che vuol dire? No, perché noi ci eravamo andati a parlare all'inizio dell'anno e ci hanno detto che comunque per il fatto de delle assenze che avrei fatto per eventi o cose lavorative non me l'avrebbero segnate. Sì, ma è anche vero che tu certe volte mi scrivi, fai. Ehi, sono a casa, non mi sono svegliata, non sono andata a scuola. È vero che non mi sveglio mai, questo c'hai ragione. Appunto, quindi, cioè, te meriti la bocciatura, però sei down per andare a scuola. Hai già perso 2 anni così, uno l'altro anno, no, non mi ricordo quando è che sono bocciato un'altra Sì, volta. sì. L'altro Vabbè, non anno. mi ricordo quando, però porca puttana. Perché, Ma no, l'altro anno è giustificato perché ho dovuto cambiare scuola. Ma perché cambi scuola? Cioè. Perché facevo schifo? Ma che cazzo vuol dire faceva schifo? Non era, cioè non puoi dire Ma che tu fa dici? schifo Ma cambio scusa, ma se una scuola. scuola ti fa schifo? Cioè, io non ci sono andata perché mi faceva schifo. Vabbè, quello che la scelta. Ho capito, ma che ne sapevo io che cazzarola? Io sono andata all'informatico, ho detto, ok, dai, l'informatico comunque è una scuola decente. Poi dopo mi si è riscontrata, cioè ho visto che faceva boh schifo. Quindi ho detto a sto punto i piscio e non ci sono andata. E quell'anno Cioè ok, quindi. giustificato. Però stanno non capisco il fatto delle assenze. Ma è ovvio, non ti possono parare il culo perché fai YouTube, ma Ma che sì, cavolo ma vuol mica dire? c'era pure la professoressa, no? Che c'aveva la cazzarola di figlia che era mia fan. Quindi ho detto, vabbè, allora per questo forse qualcosa mi può togliere. Oppure Ma che alzarmi. cazzo vuol dire? Io ho il professore italiano che c'ha la fan mia che mi segue, c'ha sua figlia che mi segue, ma non è che gli posso dire, ehi, metti via, io smetto di fare video e sua figlia d'Italia. Vabbè, allora a sto punto mi tocca bloccare Ho avuto 7, però, la a FIA. Che cosa? questo punto, niente. Toccherebbe No. bloccarla. Cioè, scusa, Ma che io cazzo di blocco? fino adesso ho fatto pure la carina con la FIA per alzarmi un po' il voto.
quindi tu le chiedi la figlia di un professore. Certo, ma è scontato, ma scusami, se tu c'hai un'occasione del genere, perché tu non lo faresti? Siamo i primi a trattare come se fossero Dio chi ci segue, ci sta cagato solo perché vuoi andare a casa. Ho capito, ma perché? Scusami, Allora, sa di fatto che io sono andata a parlare con questi, mi hanno detto, un problema. Appunto, ho detto, ok, buono, almeno per questa cosa non ci sono problemi. Poi la stessa che c'ha la via mi viene a dire, a me, ma se sei abbozzata per 70, per 60, là, quante ne ho fatte d'assenze. Ma che cazzo vuol dire? Ma non c'entrano niente i fan, ma che vuol dire? Non è una giustificazione che tu sfrutti la figlia. Adesso io che faccio la FIA? Mi tocca a menarla. Ma che cazzo? Questo è down, si vedeva. Basta di stronzate, devo sai che master vuoi. Ma che cazzo vuol dire la meno? Ma che cazzo te meni? Ma anche perché la FIA una volta mi ha pure invitato a casa sua e quindi c'era la madre. Cioè almeno so pure dove abita, che ne so, posso andare a fare qualche graffito con la bomboletta, non lo so, dimmi tu. Ma, senti, è Luna. Stai svalvolando o stai down? No, sono serissima, perché questa cosa mi dà proprio fastidio adesso, perché mi senti, sono più calma, ma prima ero proprio innervosita, ho detto, oddio, questa moglie ha spacco di botti, secondo, guarda, ti giuro. Ah, la figlia? Sì. Per? Perché io ho detto, vabbè, dai, fa tutto il tempo carina con la figlia, così almeno la madre mi alzava un pochino il voto, e poi sta schifosa, invece che ha fatto, mi ha messo la boccia, mi ha fatto boccia. Ah, è differente colpa della figlia. E certo, perché è colpa della FIA. La FIA non gli ha detto che io gli ho dato alcune agevolazioni, tipo gli ho dato il numero. Vabbè, ultimo andare a fanculo, non lo so, non sulle ragioni come il culo di un nano, cioè, non ha senso. Scusami, tu nella mia situazione che avresti fatto? Di certo non avrei attaccato la figlia, non avrei chiamato la figlia per magari andare. Vabbè, se a settembre se mi accompagna, tanto la scuola è sempre la stessa, se non so, boh, la meno, non lo so, vedo che fai. E poi meno te. Che cosa? Meno te. Ma che meni me? Ma che restano? Ma c'ho 15 anni, ma che cazzo lo arrestano? Arrestano te? Non me. Spero che non si stai scherzando qualcosa, perché è il ragionamento più stupido che abbia mai sentito. In tutta la mia vita, ti giuro, meno una figlia, meno una bambina. Perché certo, è così che si fa. Cioè, nella mia zona si fa così. Poi sei tu che non capisci niente. Ah, dai, quindi devo andare a fare a botte a casa. Esatto. Vabbè, la sete che c'hai la mentalità contorta, non capisci. Ah, ok. Va bene. Va bene. Allora, fai così. Chiedi a la maggior parte dei ragazzi che ci sono in giro. Ti chiedi se fanno bene a menare le persone, magari non te la fanno. Beh, dalla zona mia, Urku 2, cioè, mi accompagnano a menarla. Ah, vabbè, allora la menare. Poi però, indegnamente, a rompere, sarai. Buono, perfetto. Ok ragazzi, mi sono montata un attimo. Allora, Alessio è abbastanza innervosito da questa situazione, perché ovviamente non gli pare normale che io vada a menare questa ragazzina. Che poi ragazzi, ci terrei a specificare che non esiste nessuna ragazzina. Adesso io la sto buttando così, però non esiste nessuna ragazzina, quindi non cominciate a creare delle cose contro questa ragazzina o cose così, tranquillissimi. Non esiste nessuno, non menerò nessuno. Anche per questa è una cavolata, perché come vi ho detto prima sono stata promossa. Questo io niente, adesso mi smuto e vediamo Alessio come reagisce in realtà la mia promozione. Lo so che non ci crede nessuno al fatto che sono stata promossa, però ciao. Poi cosa? Ho parlato solo 20 minuti. No, mica hai parlato, cioè non ti sentivo. Comunque niente, poi c'è un'altra cosa che ti devo dire. Ah sì, che in realtà niente, sono stata promossa. Non esiste nessuna ragazzina, non menerò nessuno. Tesoruzzo, ma come? Cioè, tu che sei il re dei prank, che ti ho visto anche che avevi fatto una storia dove mi volevi prankare. E quindi mi fa un vantaggio da ti ho prankato io. Tesoruzzo, ma ti sei fatto prankare così? Cioè, ok che la probabilità che io ero promossa era dello 0%, però... Comunque tranquillo che non menerò nessuno. Dai, saluta il pubblico. Ciao. Tesoro, allora, ciao pubblico di YouTube, vi dico solo tre punti. Sono 1:38 di notte, ho sonno. Questo prank è ok, mi ha provocato, ma sappiate che mamma mia, vai, sono pronta alla vendetta che sgamerò in un secondo, te lo giuro. La scamerò. La più brutta del mondo. Esatto. Ma poi volevo. Cioè, una cosa che non ho capito è che tu non mi hai 40 e fai
quando è bruciato voglio chiamare questa, l'ammazzo che porta. Oh, se ero bocciato sinceramente l'avrei fatto. Va bene, grazie. Insultami nei commenti di questo video. Certo, insulteranno te. Hashtag Tano e Re. Certo, ciao. Come no, vabbè. Oddio. Te mando a dormire, bella. Che ridi? Ciao. Ma che sei? Mi piaci anche di mattina, no? Vabbè, ognuno il suo. Il cazzo, ti odio. Ciao. Ciao. Ebbene ragazzi, eccoci qui alla fine del video. Alessio c'è cascato in pieno. La cosa era abbastanza strana, diciamo. Che andare a menare una fan che sta in classe mia, che sarebbe la figlia di una mia professoressa. Cioè, il collegamento è molto strano e molto improbabile. Però il nostro Alessio all'1:40 di notte. L'1:40 di notte. Giustifico il comportamento di Alessio. Devo dire che ha reagito anche abbastanza bene. Io, se qualcuno avesse chiamato alle 2 di notte, o li avrei attaccato o non avrei risposto. Detto questo, se volete un prank ancora più cattivo, ragazzi, perché ce n'ho uno in mente che proprio spacca, ma spacca tantissimo. Se volete, qui sul canale raggiungiamo 30.000 like. Buona fortuna a tutti per gli esami. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il titolo della vostra tesina che volete portare, quindi di cosa tratta e cose così. Vi mando un bacione e niente, noi ci becchiamo al prossimo video. Na branda, na branda.